È utilizzato frequentemente nella vita quotidiana, nella realtà generale e qualche volta anche nella vita specifica degli specialisti reumatologi, il termine malattie reumatiche piuttosto che malattie reumatologiche. Questo perché fa riferimento alla molto diffusa convinzione che le malattie reumatiche siano tutte quante uguali e vadano annoverate in un gruppo che coinvolge patologie delle articolazioni. Però, mentre in passato le malattie reumatiche erano essenzialmente quelle dovute a un'infezione da germi che causava una reazione che portava a delle artriti, oggi le malattie reumatologiche sono molte di più. E quindi chiamarle reumatiche è molto riduttivo se si pensa solo alla febbre reumatica, è molto improprio se si pensa a quello che genericamente viene detto un po' di reumatismo. Questo è molto importante perché ha una ricaduta pratica molto concreta. Se una malattia reumatologica come una connettivite, una vasculite sistemica o una forma di artrite infiammatoria viene diagnosticata in ritardo, questo ritardo sicuramente si accompagna a un danno funzionale permanente. E questo ritardo spesso è dovuto al fatto che qualcuno pensa che quello sia un po' di reumatismo, tra virgolette, e quindi prende un analgesico e tira a campare. È indispensabile invece che quel po' di reumatismo venga adeguatamente inquadrato e diventi quindi una diagnosi certa di malattia reumatologica. Non è soltanto un problema semantico, è un problema molto concreto, anche perché al giorno d'oggi disponiamo di risorse terapeutiche che cambiano la storia della malattia. Un paziente con una malattia reumatologica, tipo un'artrite infiammatoria, diagnosticata presto e bene, può fare una vita normale con la sua terapia o addirittura risolvere definitivamente con la medesima terapia i suoi problemi. Un ritardo diagnostico, come dicevo prima, comporta dei danni che diventano permanenti. E l'ultimo aspetto pratico molto importante è che le malattie reumatologiche non sempre hanno al centro le articolazioni, cioè voglio dire, le vasculiti sistemiche, che sono malattie di interesse del reumatologo, sono malattie che hanno molte più manifestazioni extraarticolari che non articolari. Le stesse connettiviti, malattie che sono assolutamente competenze del reumatologo, molto spesso hanno più manifestazioni extraarticolari che non articolari. Ci sono infine delle patologie come la sindrome d'anticorpi antifosfolipidi che di articolari possono avere niente del tutto, eppure sono quelle anche malattie reumatologiche.